considerazioni così di grande valenza che il Mario di Loreto ci ha fatto non è facile, perché il suo dire, uno che 48 anni della sua vita li ha spesi nel mondo delle aziende e 12 di questi nel mondo delle telecomunicazioni, coglie nel suo dire tre annotazioni che mi rallegrano e mi confortano, pur essendo ormai vero tra quelli fortemente indebito. C'è nel suo dire il grande valore dell'ascolto, il saper ascoltare, come ci ha ricordato ciò che è. C'è nel suo dire il grande valore del dialogo. Forse noi, anche nell'epoca passata, abbiamo saputo dialogare poco, anche ascoltare poco, perché forse nella vita è più facile ascoltarsi che non ascoltare gli altri, perché ascoltare gli altri e dialogare con gli altri mi pare che significa esporsi al rischio di parlare con qualcuno che la pensa diversamente da me. E questo, se non c'è, se non lo sento come qualcosa che ho dentro, tranquillamente posso, ho certo di non farlo. E poi c'è il grande valore della comunicazione. Ed allora, nell'essere qui a rappresentare l'ALATER, io mi permetto nelle brevi considerazioni che farò, innanzitutto di esprimere a voi, portare a voi, che siete i grandi protagonisti di questo giorno e non solo di questo giorno, il saluto affettuoso e sincero di una parte della Telecom di oggi, della SIP di ieri, e potrei andare ancora indietro nel tempo, il saluto di questa realtà che è una parte della Telecom come dato di fatto vero. Quindi all'augurio si unisce la grande considerazione e ringraziare l'azienda che nel solco di una continuità ha invitato l'ALATER ad essere presente in questa manifestazione, la ringrazio sinceramente e sentitamente. Mi pare che nel ringraziare questo dico noi non ci sentiamo qui degli intrusi, che c'entrano questo, perché ci sentiamo parte dell'azienda, parte dell'azienda che è formata, tornando nella nostra realtà associativa, è formata da colleghi che tanto hanno dato all'azienda, è formata da colleghi come voi, che sono ancora operanti nell'azienda e continuano a dare all'azienda tutte quelle cose di cui l'azienda ha bisogno e che Mario De Loreto ci ha praticamente ricordato, delle quali penso nessuno possa fare a meno. Soprattutto, e sono stato un testardo nella mia vita professionale, lo dico con serenità, pure la modestia di me stesso, sono stato un testardo nel dire che dobbiamo tutti darci da fare per imparare di più a lavorare con gli altri, oltre che a saper lavorare per gli altri, che è fondamentale. Però il lavorare insieme, senza protagonismi di maniera e senza modalità operative che talvolta ci fanno perdere di vista il grande valore di questo stare insieme per fare qualcosa. Ecco perché noi, che pochi giorni fa abbiamo avuto come ALATER il primo Consiglio nazionale dei nuovi organismi da poco rinnovati alla luce delle designazioni fatte dalla Casa Madre Telecom, abbiamo vissuto una giornata meravigliosa quando a questo Consiglio abbiamo avuto la partecipazione dell'amministratore delegato della Telecom Italia e del responsabile di Covale, Mario Di Loreto. Non è stato per noi il contentino avuto tanto per tacitare qualcuno, togliersi dagli queste carte zappi che ha insistito perché ci fosse sempre più questa integrazione. È stato un momento che abbiamo vissuto dando a questo momento un significato particolare, cioè questa vicinanza dell'azienda a questa associazione e dell'imprescindibile necessità dell'associazione di vedere vicino l'azienda. A mio avviso sono l'ultimo arrivato, se mai non vedi che siete arrivati da poco in casa Telecom, sono l'ultimo arrivato in ALATER, ci sono arrivato, come lo sapranno, per loro casa, per l'improvvisa scomparsa dell'amico ingegner Tucci, quando si è verificato qualcosa che nessuno di noi pensava.
pensavo e certamente non vedevo io un qualche approccio in qualche realtà, fosse Adler ed anche Adler come è stata poi nel Ponte. Cioè noi abbiamo vissuto quel momento perché Adler ha la ragione di esistere, a mio avviso, e lo dico nella mia responsabilità di Presidente nazionale, solo se riesce ad essere al servizio dell'azienda e solo se l'azienda considera Adler una mano sua nel svolgere certe attività, certe iniziative, certi collegamenti per i quali forse questa realtà può essere ancora più idonea per fare certe cose. E questo lo dico con così, da amico e da vecchio problema, lo dico a coloro che sono ancora in servizio come loro. E se è vero questo assunto, Adler parte di Telecom, Telecom che guarda l'arte in termini di positività di suo utilizzo, è altrettanto doveroso allora che il Presidente nazionale dica a quanti oggi sono qui, noi vi inseguiremo, ho detto poco fa un collega che ha avuto il piacere di salutare e che mi diceva io mi sto iscrivendo adesso all'arte, gli ho detto noi vi inseguiremo nel rispetto delle libertà di ciascuno, vi inseguiremo non perché abbiamo la mania di avere i numeri più grandi degli iscritti, ma soltanto perché sono convinto, e riprendo le annotazioni di Loreto che lo consentano, di Loreto, noi vi inseguiremo perché sono convinto che insieme possono essere fatte tante cose, insieme può essere dato un seguito alle cose che molti che sono stati nel passato in azienda hanno dato, con un'espressione di correttezza, competenza, onestà, che hanno gioito e sofferto delle vicende che l'azienda ha subito nel corso dei tempi, ma che hanno dato un grande contributo, anche perché sono stati sollecitati, motivati, hanno avuto i loro momenti di soddisfazione ed anche di incidenti di percorso. Ma insieme si possono raccoglierla, si può raccogliere coloro che sono ancora in azienda, si possono raccogliere suggerimenti, stimoli, contributi per fare ancora delle cose che insieme possono essere fatte ancora meglio. Quindi non sono qui a girare con il cappello in mano e inseguire qualcuno perché si associa all'altro. Ma ho detto queste cose perché sono convinto che il contributo di tutti serve per rendere ancora di più un servizio all'azienda, alla casa madre della quale tutti abbiamo bisogno, perché tutti abbiamo il dovere di continuare a dare all'azienda, dovunque ci troviamo, ormai nella fase, nella fase particolare della nostra vita o ancora nella piena operatività in azienda, abbiamo ancora cose che possiamo dare, a condizione che, conoscendoci di più, integrandoci di più, lavorando insieme di più, si riesca a fare ancora di più in ordine a tutto ciò che può concorrere allo sviluppo e all'integrazione di bisogni e di esigenze che toccano ognuno di noi. E toccando ognuno di noi, colgono le realtà organizzate nel modo più consono e nel contempo, possono arrecare anche un contributo all'azienda madre, che credo non avrà motivo alcuno per dire queste cose le respingo. In questa chiave di apertura, che oggi anche in questa sede è stata confermata dall'espressione più alta della responsabilità aziendale per quanto riguarda proprio un settore nel quale, ma come bello sentire che qualcuno che ci ricorda che il valore della persona è ancora un aspetto fondamentale. Possiamo scrivere tutti i campi, possiamo scrivere tutti i testi organizzativi, io ho concorso a scriverne alcuni anche in casa sito nell'82 quando mi fu trattato improvvisamente nella mia scelta professionale, abbiamo scritto poi quelle del 91 fino al momento in cui la SIP è diventata Telecom, però possiamo scrivere tutti i migliori testi organizzativi, possiamo acquistare missioni migliori impianti, possiamo andare in giro nel per il mondo, ma se non abbiamo poi delle persone che convinte e competenti si danno veramente una mano, si danno da fare per fare al meglio le cose di cui la realtà aziendale ha bisogno e per, in maniera che la casa aziendale possa rispondere al meglio agli obiettivi che si è dato. Oggi c'è stato uno spaccato di obiettivi che penso al di là della meravigliosa giornata a voi dovuta, vero? Però andiamo via tonificati perché noi abbiamo uno spaccato.
capo di grande apertura, per cui il vecchio Zappi nella sua veste di presidente dell'Alatel fa un grandissimo augurio all'azienda perché riesca a realizzare non 15, 20, 18, ma diavolo, diavolo, che lui possa essere uno degli attesi di questo realizzo della massima buona. Gli è stato detto, gli è stato insegnato soprattutto agli ingegneri, a lui che non è ingegnere, è difficile pensare al 100% di inizio di miliardi, perché se si arriva al 100% ci vuol dire che c'è qualcosa poi che non gira esattamente, ma che possa concorrere alla realizzazione massima di questi obiettivi nell'interesse aziendale, ma che il contributo di ciascuno di voi, e perché no, di quanti ci sono stati e che sono forieri di esperienza, di competenza, di correttezza, messi insieme nel rispetto di tutti, io mi auguro che questo possa essere rendere il migliore futuro dell'azienda. Per cui, a nome di tutta l'arte, dei tanti soci e di tanti altri che vi arriveranno, il mio rinnovato, sincero augurio per voi, se mi consentite, anche alle vostre famiglie e perché no, anche gli auguri di una